visita della seconda in classifica, la Terra Aquilia Carpi. Sono 7 le lunghezze che dividono le due squadre, ultima chance dunque per il Carpi di recuperare la prima posizione dell'Ambra. Viceversa per l'Ambra oggi un successo potrebbe essere decisivo ai fini della conquista del primo posto e della qualificazione ai playoff scudetto, che sarebbe raggiunta con largo anticipo rispetto alla conclusione della regular season, appunto, visto che dopo questa partita ne mancheranno altre due da disputare in Serie A girone B. Il primo gol della serata e degli ospiti lo ha segnato l'oriundo argentino Polito per il Carpi, dunque, che si è portato sull'1-0 dopo un solo minuto di gioco. Prima azione offensiva adesso per l'Ambra, andiamo però alla lettura delle formazioni. Il Carpi si schiera con i portieri Malavasi, numero 1, titolare, intanto c'è la prima rete dell'Ambra ed è quella del pareggio segnata da Petras Raupenas, 1-1 dunque. Dicevamo del Carpi, portieri numero 1 Malavasi il titolare, il 12 Piretti la riserva, poi i giocatori sono Berzic con il 15, Di Matteo con il 5, Fontanesi con l'8, Giannetta con il 9, Molina col 14, Enrico Piccinini col 2, Riccardo Piccinini col 3, Pieracci con il 6, con il 18 Polito, avete visto un gol in apertura, con il numero 20 Radojevic, con il 19 Davide Zoboli e con il 24 Marco Zoboli. L'allenatore Davide Serafini. Intanto vediamo una bella parata da parte di Gigi Di Marcello, portiere dell'Ambra. Ambra di cui andiamo a leggere la formazione, appunto, Di Marcello con il numero 1 e il portiere titolare, la sua riserva è Trinci con il 16. I giocatori sono Mirko Vallini con il 17, Edoardo Chiaramonti con il 77, Filippo Cipriani con il 6, Gianni Dei con il numero 8, Andrea Di Marcello con il numero 5. Dato questo gol non è valido e c'è l'ammonizione per Andrea Di Marcello. Numero 73 è Filippo Faggi, continuando nella formazione dell'Ambra, il numero 13 Luca Maraldi, il 9 Petras Raupenas, il 3 Edoardo Morini, il 22 Carlo Mannori, il 7 Marco De Stefano, il 24 Alessio Naldoni, l'allenatore Roberto Morlacco. C'è passivo intanto, il Carpi deve andare al tiro ma sbaglia la misura con Radojevic e dunque l'Ambra può tornare in attacco con Faggi, fermato fallosamente, il fischio degli arbitri che sono gli espertissimi fratelli di Agrigento, Giuseppe e Giovanni Iaconello, che ricordiamo aver arbitrato numerose finali di Scudetto all'Alpi Prato, ormai purtroppo diverse stagioni or sono. La conclusione di Luca Maraldi, recupera Di Marcello, ma è bravissimo Malavasi a neutralizzare questo tiro a botta sicura. Punteggio che non cambia dopo 3 minuti e mezzo di gioco, 1-1, e adesso il Carpi avrà la possibilità di manovrare in attacco. Carpi che ha molti oriundi, 2 argentini, Molina e Polito, poi Birzic, indoslavo, e lo straniero, il numero 20 Radojevic. Formazione molto esperta quella emiliana, che ha nelle sue fila anche molti ex giocatori del Rubiera, compreso l'allenatore Davide Serafini. C'è il fallo commesso dalla difesa dell'Ambra, Carpi che manovra con Radojevic, da questi a Pieracci, ancora palla indietro per Radojevic, c'è ancora passivo dunque Carpi dopo questa rimessa in gioco dalla linea tratteggiata ai 9 metri. Dovrà andare subito al tiro, Radojevic carica il destro in fila di Marcello, si riparte in vantaggio Carpi con il suo straniero, 2-1 al 5° minuto di gioco. All'andata questo confronto equilibratissimo, come potete vedere anche da queste prime battute di gioco, si concluse in parità, si dovette andare ai rigori e in quel caso fu l'Ambra a prevalere. Ambra che, ripeto, ha 7 punti di vantaggio in classifica, 8 nei confronti della coppia composta da Sassari e Ancona, che saranno i prossimi due avversari dell'Ambra. Intanto pareggio Maraldi, 2-2 al quinto. Chiedo scusa. Attenzione, il pallonetto si riporta subito avanti con Davide Zoboli. Carpi 3-2, dura pochissimo il pareggio.
per i padroni di casa. Siamo nel corso del sesto minuto del primo tempo. Ricordiamo che l'Ambra ha avuto in settimana tre giocatori in nazionale, i fratelli Di Marcello e per la prima volta Marco De Stefano, convocato nella squadra dei grandi, che ha giocato una doppia amichevole in Israele, una vittoria e una sconfitta per l'Italia, allenata dalla coppia Chionchio-Dumnic. Andrea Di Marcello, palo, ma c'è rigore. Rigore e ammonizione per il numero 5 di Matteo del Carpi. Possibilità dunque per pareggiare per l'Ambra, che andrà sulla linea dei 7 metri con Luca Maraldi, fronte a lui Malavasi. Rischio degli arbitri, la rete di Maraldi che segna il suo secondo gol e gol che vale 3-3 al sesto minuto del primo tempo. Ci vediamo, gara equilibratissima e importantissima ai fini di questa regular season. Entrambe le squadre che hanno la possibilità di staccare il biglietto per i playoff, ma più di tutti l'Ambra, che già stasera potrebbe chiudere il conto. La rete di Pieracci, pareggio, scusate, Carpi di nuovo in vantaggio, 4-3. Settimo minuto, Paggi, intercetta di piede Radojevic che viene ammonito. Riprende con la rimessa di Andrea Di Marcello per l'Ambra, Maraldi, Raupenas, Faggi, Maraldi, Maraldi si libera e segna, bravo Maraldi, terzo gol per lui, 4 pari, il punteggio all'ottavo minuto del primo tempo. Davide Zoboli, manovra adesso Carpi con Radojevic. Sbagliato il suggerimento per Marco Zoboli, parte Dei, contropiede, ma Dei non trova la porta sul contrasto di Radojevic. Peccato, la girella non è riuscita al numero 8 dell'Ambra. Punteggio che non cambia, 4-4, pallone recuperato, c'è la rimessa in gioco di Malavasi, quindi di Matteo per Radojevic. Cambio con Polito. Manovra Carpi, Pieracci, Di Matteo, Marco Zoboli. Passivo Radojevic. Lo segnalano gli arbitri. C'è fallo su Radojevic da parte di De Stefano. Deve andare al tiro Radojevic ora. Su questo 9 metri non trova la porta questa volta sulla attenta difesa dell'Ambra. Può ripartire la squadra di casa per tentare di trovare il primo vantaggio del match. Sbaglia però Maraldi, intercetta Radojevic in palleggio, la conclusione e il gol. Di nuovo in vantaggio Carpi, sprecata malamente questa opportunità da parte dell'Ambra. Secondo gol di Radojevic, Carpi sul 5-4 al nono minuto. De Stefano, Faggi, Maraldi, De Stefano, Maraldi sbaglia ma c'è la trattenuta su Faggi e qui c'è il cartellino giallo per Pieracci. Forse meritava anche due minuti Pieracci per questo fallo intenzionale. Gli arbitri hanno optato per il cartellino. La ripresa in gioco è Ropena, se non perdona. Secondo gol per il lituano. Pareggio 5-5 al decimo dunque all'Extra Forum di Prato, che accoglie il big match di questo terz'ultimo appuntamento di regular season per il girone B della Serie A di pallamano. Pieracci, sono le migliori due squadre del girone quelle che si affrontano questa sera. Radojevic coglie impreparato ancora una volta Di Marcello, terzo gol per Radojevic, Carpi di nuovo in vantaggio 6-5. Decimo minuto di gioco, si alternano le due squadre, non c'è stato nessun break perché aveva fatto la prima azione offensiva del match il Carpi e ha mantenuto costantemente il vantaggio. Maraldi, Dei dall'ala
non trova la porta Day. Attenzione perché può ripartire velocemente Carpi. Day è rimasta a terra, non recupera la posizione e quindi può approfittare Carpi che colpisce il palo però con Davide Zoboli. Ropenas per Lambra, palo anche per lui, palla fuori. Rimessa laterale per Carpi, già effettuata. Manova Piracci per il Carpi, Marco Zoboli, scambio di Matteo, Piracci, Radojevic, e ha trovato ancora una volta l'angolino alto dove non arriva Di Marcello. A questo punto c'è il cambio, entra Trinci a difesa della porta dell'Ambra dopo il quarto gol di Radojevic. Di Marcello ha alzato bandiera bianca e adesso c'è il primo break del match perché Carpi è in vantaggio per 7-5 più 2, dunque primo massimo vantaggio al 12° del primo tempo. Radojevic, forse c'è fallo, è così, da parte di Polito che ha sradicato la palla dalle mani del lituano dell'Ambra. Raupenas, deve uscire Radojevic a riposare, ha chiesto il cambio, al suo posto entra Enrico Piccinini con la maglia numero 2 del Carpi. La rimessa dalla linea tratteggiata dei 9 metri a favore dell'Ambra, ma prima si dovrà asciugare il terreno di gioco. Il gioco può riprendere con Maraldi in cabina di regia per l'Ambra, il palleggio di Maraldi, l'apertura per Faggi, posizione terzino destro, poi De Stefano, Maraldi, toccato sulla mano di tiro e dunque fischio pronto dei fratelli Iaconello a comandare il 9 metri per l'Ambra. Maraldi non trova la porta. Attenzione, Ambra sprecona, Carpi velocissimo. Contro Pieracci, Maraldi, non c'è fallo, si continua a giocare. 7-5 per la formazione ospite che manovra in attacco adesso con i due Zoboli. Pieracci, Marco Zoboli, e anche lui però non trova la porta. Che difesa, lo ricordiamo, qualche istante da Trinci. Maraldi sbaglia un altro lancio. 3 contro 1, rigore. E 2 minuti forse per Maraldi, no, c'è solo giallo per Maraldi, 2 minuti invece arrivano per Maraldi, sì, giallo e poi 2 minuti per Maraldi, un po' in contraddizione due fratelli Iaconello in questa fase, ma evidentemente hanno valutato così, io effettivamente avevo temuto subito il 2 minuti per il giocatore dell'Ambra. Il rigore dunque per Carpi che può ulteriormente allungare. Di Matteo che va al tiro. Para Trinci e poi De Stefano recupera la sfera. Bravo Trinci. Ora l'Ambra però deve fare conti con l'inferiorità numerica per i prossimi 2 minuti, ormai scarsi. Tanto Ballini, il capitano, va a fare il centrale. Rao Perez è marcata uomo da Di Matteo. De Stefano si accentra. Ballini scivola. Fischiano gli arbitri. C'è stato contatto con l'avversario, dunque. Rao Perez ha ricevuto da Di Marcello. Anche Rao Perez ha subito fallo. Ancora un fischio. 9 metri per l'Ambra. Ancora il gioco però deve riprendere. Riprende adesso,
con Ballini per Andrea Di Marcello. Rao Penas, Andrea Di Marcello, costretti a girare lontano dalla linea dei 6 metri. E però Rao Penas trova il varco lo stesso, grazie alla sua elevazione. Ed è il terzo gol per lui. Alla 14esima accorcia l'Ambra, 6-7. Ancora Carpi in vantaggio di un gol, ma è importante la rete segnata da Rao Penas in inferiorità numerica. Pieracci trova il varco, si riporta sul più 2 Carpi con il punteggio di 8-6 al 15esimo, metà primo tempo dunque. Palleggio di Marcello, Rao Penas, Ballini, De Stefano, difesa arcigna da parte di Carpi, Dei, Ballini, recupera palla però fallosamente il Carpi. Tanto è tornato in campo Maraldi, ristabilita la parità degli effettivi in campo, dunque si gioca 7-7. Rao Penas in palleggio per l'Ambra con Dei che non trova il varco ma subisce fallo da rigore da parte del numero 19 del Carpi, Davide Zoboli. L'Ambra può andare dunque al 7 metri con ancora una volta Luca Maraldi che in precedenza ha già segnato un gol. Su rigore Maraldi contro Malavasi, gol! Quarto gol personale per Maraldi. L'Ambra che accorcia di nuovo, 7 per i padroni di casa, 8 per gli ospiti del Carpi che conducono dunque al 16esimo del primo tempo. Ha avvicendato i terzini intanto Davide Serafini che ha in campo Enrico Piccinini e Molina. Pieracci, il palleggio di Matteo, punta De Stefano e c'è rigore. C'è rigore perché De Stefano ha difeso in area. E dunque 7 metri per Carpi. Enrico Piccinini che si incarica del tiro che viene stavolta trasformato. Princi è riuscito a ripetersi. Di nuovo doppio vantaggio dunque per gli ospiti. 9-7. Minuto 17 del primo tempo. Maraldi, Faggi, Maraldi, Rao Penas, Maraldi, ancora Rao Penas, parte da lontano il numero 9 dell'Ambra che viene fermato fallosamente da Polito che viene sanzionato giustamente dagli arbitri con il 2 minuti. Prima superiorità da poter sfruttare per l'Ambra in questo match. Può riprendere il gioco con Andrea Di Marcello, serve Rao Penas, Dei, Rao Penas, Maraldi, Ballini, De Stefano, Maraldi, Rao Penas, detto per Andrea Di Marcello che si libera molto bene e supera d'astuzia Malavasi. Bravo Andrea, primo gol per lui stasera, 8-9 il punteggio, ancora un gol da recuperare per l'Ambra che ha sfruttato subito al meglio la superiorità numerica. 18esimo minuto del primo tempo, 9-8, il punteggio per Carpi che attacca con l'uomo in meno. Pieracci, Enrico Piccinini, Molina, lo scambio fra i due terzini del Carpi. Fallo commesso dalla difesa dell'Ambra, 9 metri per Carpi. C'è passivo e chiede time out. Chiede time out la panchina del Carpi e dunque si va al minuto di sospensione. Non lo faceva lui.
se no tu dici l'abito, tu gliela mandi domani. Una tu gliela consegni e una tu gliela mandi. Vanno tutte e due alla federazione? Ma una va alla squadra e una va alla federazione. Tu gliela consegni alla squadra e una alla federazione la mandi domani. Ma loro dormono qui o vanno via subito? Gli arbitri. Te la fa subito. Vabbè, si ragiona all'intervallo. Si riprende dunque dopo il time out, ma deve andare subito al tiro Carpi, che segna anche con un po' di fortuna, con Enrico Piccinini, con questo tiro che è sbattuto sulla traversa e poi sulla schiena dei Trinci. 10-8, di nuovo più 2 per Carpi al 18esimo. C'è un fallo brutto ai danni di Andrea Di Marcello, una spinta clamorosa. La rilevano gli arbitri, ma questo è un fallo più che intenzionale. Vediamo un po' quello di cui vanno a sincerarsi gli arbitri. No, c'è soltanto da asciugare il campo. Ho visto Tony. Riprende finalmente il gioco con Raupenas che si libera per tiro e segna. 4 gol per lui e 4 gol per Marati che tengono a galla l'Arna. Questo match ancora molto equilibrato, ma in cui la formazione di casa è sempre stata sotto finora. 10-9 dunque il punteggio per Carpi, che attacca, lo ricordiamo, con l'uomo in meno ancora, ma sta per tornare in campo Polito. Carpi che prima ha segnato, così come aveva fatto anche l'Ambra in precedenza. Nonostante l'inferiorità, scappa Pieracci che segna. Perso la marcatura Lambra, adesso Carpi anche con tutti gli effettivi, di nuovo più 2. Diciannovesimo, tanto fuori dall'Extraforum, perverso interpolare. E Lambra va ancora al tiro con Raupenas, stavolta da una distanza troppo lunga, ma la Vasi intercetta. Zoboli. Pieracci, c'è ancora passivo, palla altissima, ma c'è fallo sul tiro, sul tiratore Pieracci, e dunque ancora una volta la possibilità di andare a un tiro franco con Enrico Piccinini. Elevazione, stavolta troppa elevazione, il fischio da parte degli arbitri e c'è nuovamente un fallo da parte dell'Ambra. È sempre passivo, sempre passivo Pieracci, deviazione, Trinci salva. Raupenas, Maraldi, Raupenas, Faggi, vai Faggi, tenta di liberarsi, Faggi, fischio, c'è fallo su di lui, 9 metri, esce intanto Faggi per far posto a Ballini, il gioco riprende dalla linea tratteggiata per Lambra, Ballini, Maraldi,
Raupenas. Andrea Di Marcello, Raupenas, il palleggio e poi al tiro, gol. È grande Raupenas, nonostante la carica, ma in gol infatti costringe Marco Zoboli al 2 minuti. Raupenas, inferiorità numerica dunque per il Carpi, prossimi 2 minuti, siamo al 21esimo, esatto, un gol a dividere le due squadre con il Carpi ancora in vantaggio, 11-10. Carpi in attacco con l'uomo in meno, lo ribadiamo, per 2 minuti inflitti a Marco Zoboli. Il fallo su Raupenas. Pieracci, Di Matteo, Enrico Piccinini, Pieracci, salva la difesa dell'Angla. Attenzione, palla per Dei. C'era fallo su Dei. La parata di Malavasi, ma c'era fallo su Dei che rimane a terra. C'era fallo su Gianni Dei, gli arbitri non lo hanno rilevato. Le proteste da parte del pubblico dell'Extraforum di Prato. Dei viene soccorso dai sanitari dell'Ambra. Antonio? Beh, ce l'ha rimessa, Gio. Vai. Gianni Dei si è rialzato e il gioco può riprendere con la rimessa in gioco, rimessa laterale di De Stefano per l'Ambra. Ambra con l'uomo in più, Ballini, Maraldi, Raupenas, Maraldi, Raupenas. Viene trattenuto e messo a terra ancora una volta il lituano dell'Ambra, il fischio degli arbitri. Linea tratteggiata ai 9 metri per l'Ambra. Raupenas in palleggio. Maraldi per De Stefano. La rete di De Stefano. Giovane nazionale, prodotto del vivaio pugliese, al primo gol stasera. E c'è il pareggio da parte dell'Ambra. Dopo una lunga rincorsa arriva l'11 pari al 23esimo. Da parte della formazione di casa che ha sfruttato al meglio l'uomo in più in questa fase. Si ricomincia tutto da capo dunque, squadra in parità. Radojevic, Paratrinci. Portate questo pallone, per la prima volta l'Ambra può portarsi in vantaggio. Vaglia Raupenas in palleggio. Attenzione! Le posizioni non vengono rispettate, l'Ambra che si attarda in proteste, ne approfitta Carpi per riportarsi in vantaggio con Di Matteo. 12-11, 24esimo. Raupenas piuttosto contrariato in questo... In questa fase subito molti falli, Raupenas, 12-11 Carpi che difende. Carpi aveva riacquisito nel frattempo la parità numerica che perde nuovamente perché molto fallosa la squadra emiliana e infatti ne fa le spese di ciò Davide Zoboli che esce nuovamente per un 2 minuti. Sono già 3 i giocatori sanzionati nel Carpi con il 2 minuti. Polito e 2 Zoboli. 9 metri dunque per l'Ambra che ha la possibilità di giocare nuovamente con l'uomo in più per ben
per i prossimi due minuti. Gioco ripreso, 24esimo del primo tempo, partita interessantissima. C'è un errore però ancora di Maraldi, che sbaglia la misura del passaggio su De Stefano. Pallone gettato alle ortiche, così come appunto la possibilità di sfruttare l'uomo in più in attacco. Radojevic, Pieracci, Molina per Carpi, che la trascorre il tempo, in manovra, sbaglia Molina, tercetta di Marcello, ma è solo un attimo. Pieracci recupera, Radojevic lo affronta, Raupenas, e costringe Radojevic ad alzare la mira, non trova la porta il numero 20 di Carpi. Trinci per Radojevic, Chiaramonti, torna in campo Maraldi, che ha rilevato Faggi, via di Marcello. Chiaramonti adesso in pivot, Maraldi trova spazio, fallo di piede di Pieracci, 9 metri per l'Ambra, già battuto da Chiaramonti. Maraldi, Andrea Di Marcello, De Stefano, Raupenas, passivo. Attenzione, attenzione, no, c'è time out, time out, time out chiesto dall'Ambra un attimo prima del tiro, un attimo prima del tiro. Si sincerano gli arbitri di questo, e così time out dunque per l'Ambra, che manterrà il possesso palla. Riprende il gioco Ambra, che appunto ha mantenuto il possesso palla per il time out richiesto prima del tiro. Maddei colpisce il palo, ancora un'opportunità sprecata da parte dell'Ambra, che rimane sotto di un gol nonostante la superiorità numerica. Pieracci, Molina, due scambiano ancora, oh, e poi Pieracci va a fare sfondamento, molto falloso il Carpi, Di Matteo che va a far gol invece che lasciare palla a terra, poteva essere sanzionato il giocatore emiliano. Raupenas spara, un Malavasi, e ancora nulla da fare per l'Ambra. Un Carpi che si difende strenuamente, e adesso Carpi che recupera anche l'uomo, e torna dunque la parità numerica fra gli effettivi in campo. Ambra che in due minuti non è riuscita dunque ad approfittarsene della superiorità per pareggiare. Partita che resta equilibratissima quando siamo entrati nel 27esimo minuto di gioco al primo tempo. Enrico Piccinini a scardinare l'equilibrio, a segnare il suo terzo gol per Carpi, che va sul 13-11, di nuovo più 2 al 27esimo. Tutto da rifare per l'Ambra, che era riuscita a pareggiare. Adesso Maraldi al tiro, ma ha subito fallo, dunque il fischio degli arbitri a comandare il 9 metri per l'Ambra, che sta subendo la fisicità di Carpi in questo primo tempo. Raupenas, importante però la tenuta alla distanza di Marcello. De Stefano, gol! Secondo gol per Marco De Stefano. Ambra 12, Carpi 13, e due minuti inflitti a un giocatore di Carpi, che è Di Matteo. I 5 se l'erano legata al dito, fratelli Iaconello, perché Di Matteo prima non aveva messo palla a terra, adesso probabilmente ha fatto qualcos'altro e
subito è scattato in due minuti, ancora superiorità per l'Ambra che adesso deve recuperare palla però su Molina e lo fa grazie alla parata di Trinci. Adesso Ambra che deve approfittare dell'uomo in più per pareggiare. Faggi, Maraldi, Faggi, fermato fallosamente da Piccinini. 9 metri per l'Ambra. 28esimo del primo tempo, ultime battute della prima frazione con l'Ambra in attacco. Maraldi, Andrea Di Marcello, De Stefano, Maraldi che sbaglia ancora in palleggio e regala palla a Carpi. Meno di due minuti all'intervallo. Carpi con l'uomo in meno adesso. Palleggio con Birzic. Centrale, naturalizzato. Per la prima volta in campo ha dar fiato un po' a Pieracci, che ha giocato per la verità molto bene fino a questo momento. Molina. È una panchina lunga quella di Carpi. Anche questo può fare la differenza. Birzic. Un palleggio. Ricordiamo ex del Merano. In particolare. Allenato fra l'altro da suo padre in quell'epoca. Passivo, deve andare al tiro Berzic, lo fa, para Trinci, poi recupera però e segna Polito. Se l'è dormita la difesa dell'Ambra, che pure ha un uomo in più, e ritorna sul più 2 Carpi, 14-12, esattamente al 29esimo, un minuto all'intervallo. Ristabilita la parità, tornato in campo Di Matteo, De Stefano dall'ala, para, ma c'è rigore perché c'è fallo di Birzic sulla parata di Malavasi. Rigore a favore dell'Ambra. Cronometro scorre, mancano 40 secondi al termine del primo tempo, adesso 35, gli arbitri non hanno frenato il cronometro. E Raupenas al 7 metri e segna Raupenas. Bravo il lituano, al sesto gol personale questo primo tempo che si concluderà fra 20 secondi. Un gol da recuperare per l'Ambra, sotto 13-14, i confronti del Carpi che è in attacco, 15 secondi allo scadere, Berzic, Di Matteo e segna Molina, un gol importantissimo a 5 secondi dal termine del primo tempo, 15-13, deve andare a tiro Di Marcello, non lo fa. Si va a riposo dunque con Carpi in vantaggio di due gol, 15-13 sull'Ambra. Inizia il secondo tempo del big match della terz'ultima di regular season del massimo campionato Girone B di pallamano fra l'Ambra che si è incaricata di riprendere il gioco in tenuta verde, risvolti bianchi, ed il Carpi secondo in classifica a 7 lunghezze appunto dalla formazione di Poggiacaiano che è la prima della classe. Carpi in maglia bianca, pantaloncini rossi, Carpi che conduce grazie al 15-13 ottenuto al termine del primo tempo. Due gol da recuperare dunque per l'Ambra che sul passivo va al tiro con De Stefano e quindi alla rimessa del gioco dall'angolo è Raupenas che segna il primo gol della ripresa e dell'Ambra con il lituano che sale subito a quota 7 gol personali. 15-14 il punteggio adesso dopo appena un minuto di gioco nel corso della ripresa, un gol da recuperare dunque per la formazione nata da Morlacco che si schiera questa sera in questa partita decisiva ai fini della qualificazione ai playoff e della conquista del primo posto che l'Ambra potrebbe raggiungere con una vittoria a termine appunto di questa partita. Ambra che si schiera con i portieri Trinci titolare con il numero 16 in questo momento, autore di una bella parata, e il numero 1 Gigi Di Marcello, sua riserva, 17 pallini per i giocatori, 77 Chiaramonti, 22 Cipriani, l'8 Dei, 5 Andrea Di Marcello, 73 Faggi, il 13 Maraldi, il numero 9 Raupenas, il 3 Morini, 22 Mannori,
il 7 di Stefano e 24 Naldoni, ricordiamo Cipriani numero 6 e non numero 22. Al tiro da Openas, era la palla del pareggio per l'Ambra che mantiene però il possesso, sarà l'angolo da battere, appena il pallone sarà recuperato. E andiamo adesso alla lettura della formazione del Carpi che si schiera con il portiere titolare numero 1 Malavasi, il 12 sulla riserva Piretti. I giocatori sono il 15 Birzic, il 5 Di Matteo, l'8 Fontanesi, il 9 Giannetta, il 14 Molina, il 2 Enrico Piccinini, il 3 Riccardo Piccinini, il 6 Pieracci, il 18 Polito, il 20 Radojevic, il 19 Davide Zoboli, il 24 Marco Zoboli, allenatore Davide Serafini, arbitro nel confronto, Giuseppe Giovanni Iaconello, coppia espertissima di arbitri siciliani di Agrigento. Ambra che spreca ancora un pallone per il pareggio che non arriva, dunque il terzo minuto di gioco nel corso della ripresa. Una bella partita, equilibratissima, quella che va in scena qui all'Estraforum di Prato, così come era stata equilibratissima anche la gara d'andata che si era conclusa al 60° in parità e dunque rigori poi vinta dall'Ambra in trasferta a Carpi. Palleggio per Piccinini che serve Birzic, da questi a Marco Zoboli, contrasto falloso di Maraldi che si prende 2 minuti. Inferiorità in inferiorità l'Ambra nei prossimi 2 minuti, per i 2 minuti inflitti a Luca Maraldi, è già il secondo 2 minuti che accumula numero 13 dell'Ambra che rischia alla prossima di prendersi il rosso. Intanto si è rialzato prontamente Marco Zoboli, c'è soltanto da asciugare il campo. No. Si riprende dunque con Carpi, palleggio. E Zoboli stavolta fa sfondamento e così se ne accorgono gli arbitri. Sprecano gli emiliani. Zoboli che cerca sempre il contatto fisico, stavolta non ha avuto ragione. Ballini, un gol da recuperare per l'Ambra, 4° minuto della ripresa. Ambra va in vantaggio questa sera, capace solo in un paio di occasioni di arrivare alla parità. La rete di Raupenas è parità anche in questo momento. 8° gol del lituano, miglior marcatore in questa partita. 15 pari, dunque al 4° minuto della ripresa. Un po' l'uomo in meno l'Ambra andata in gol ed è fatto particolarmente positivo. Polito, intercetta quasi Dei, poi para però Tricci, para Tricci su il tentativo di Davide Zoboli. Momento favorevole all'Ambra, nonostante l'uomo in meno. Marcatura uomo su Raupenas, su cui monta la guardia di Matteo, De Stefano, Ballini, Andrea Di Marcello. De Stefano, Ballini, tenta la percussione, Ballini ma commette fallo in attacco, perde palla l'Ambra. Carpi con Birzic. Birzic chiama lo schema. Serve Enrico Piccinini, da questi a Marco Zoboli che perde palla. Andrea Di Marcello per Dei. Dei perde palla, subisce fallo. Ha perso palla perché ha subito fallo Gianni Dei. C'è il 9 metri dunque per l'Ambra che tira anche un po' il fiato e recupera nel frattempo l'uomo che era fuori, espulso temporaneamente, Maraldi. Ristabilita dunque la parità in campo al 6° minuto della ripresa. 15-15, parità anche nel punteggio, fra le prime due della classe nel girone B della Serie A. Le squadre molto forti, l'abbiamo visto fino a questo momento. Maraldi! Gol!
preparati, si riscatta immediatamente e c'è il primo vantaggio della serata per l'Ambra, 16-15. Ambra per la prima volta in vantaggio al sesto della ripresa in questo match, tiratissimo. Vediamo se è un segnale della tenuta alla distanza dalla parte della squadra allenata da Roberto Morlacco. Perzic, Di Matteo, lo ferma De Stefano fallosamente, presa al collo, due minuti per De Stefano, presa al collo, mimata dagli arbitri, e c'è nuovamente una superiorità per Carpi nei prossimi due minuti. Tiratissimo questo match. Vedi un picchi intatto. È ripreso il gioco. Con la rimessa in gioco appunto dai 9 metri da parte di Carpi, che manova con Birzic, trova spazio, ma Birzic sbaglia totalmente la misura. Punteggio che non cambia, Ambra in vantaggio 16-15, Ambra con l'uomo in meno in questa fase per l'espulsione temporanea di De Stefano. Ballini, Maraldi, settimo della ripresa. Ballini, Maraldi, dentro per Andrea Di Marciallo, pallonetto, gol! Bravo il nazionale, il pivot della nazionale. Secondo gol per lui. Va sul più 2 l'Ambra, 17-15. Bella partita all'Extraforum. Ambra con l'uomo in meno, lo ricordiamo. Fermato Polito in maniera fallosa da Faggi. È ottimo il recupero da parte della difesa dell'Ambra, 9 metri a favore di Carpi. Perzic, che non vale Pieracci, se ne è accorto Serafini e andrà a fare il cambio dei centrali. Rigore, fallo di Faggi su Polito, rigore per Carpi. Enrico Piccinini sulla linea dei 7 metri, di fronte a lui Trinci, segna Piccinini. 4 gol per lui, accorcia Carpi, 17-16. È sempre in vantaggio l'Ambra. Ricordiamo Ambra che è all'uomo in meno ormai da quasi due minuti, sta per rientrare De Stefano che l'abbiamo visto alzarsi dalla panchina. Eccolo qua, pronto con il fogliettino in mano a consegnare al tavolo, torna De Stefano. Parità degli effettivi in campo, l'Ambra conduce 17-16 però nel punteggio. De Stefano al gol! Gol di Marco De Stefano, terzo gol, appena rientrato De Stefano mette il suo sigillo, ancora più 2 Ambra, 18-16 al nono della ripresa. Pieracci è tornato a sedersi. Congelato il cambio, Serafini per il Campi, Birzic, Zoboli, la parata di Trinci, bravo Trinci, recupera Dei, scambia con Andrea Di Marcello, no Penas, Maraldi, rallenta Maraldi, c'è il cambio ancora nell'Ambra, esce Chiaramonti, Ballini al suo posto, il capitano riceve palla adesso da Maraldi, decimo della ripresa, Ballini, Rao Penas attaccato valosamente da Davide Zoboli, fischiano gli arbitri, 9 metri per l'Ambra, Andrea Di Marcello, Rao Penas, Di Marcello, gol! Gol! Splendida combinazione, Rao Penas, Di Marcello, segna poi Polito mentre c'era stato uno scontro fra Birzic e De Stefano, anzi no, Birzic e Andrea Di Marcello che si prende due minuti. Punteggio dunque che cambia subito. C'era stato per la prima volta il più 3 da parte dell'Ambra. Al decimo. C'è due minuti per Andrea Di Marcello.
Due minuti per Andrea Di Marcello, sì, è rimasto tata a terra Mirzic, punteggio Ambra 19, Carpi 17. Riprende gioco, c'è ancora un'inferiorità numerica per l'Ambra in questa fase, concitatissima. Ambra in vantaggio però di due gol. Chiaramonti, Maraldi, Dei, Chiaramonti, Rao Penas, grande movimento da parte dell'Ambra, fallo ancora su Rao Penas, linea tratteggiata per l'Ambra. Chiaramonti, Rao Penas, fallo, fallo, il gol non è valido. È stato in precedenza il fischio degli arbitri. Chiedo scusa. Arbitri che vanno a sincerarsi sul tabellino della situazione del punteggio, probabilmente 19-17. Si può andare alla ripresa. Chiaramonti per Openas. Maraldi. Siamo entrati nell'undicesimo di gioco della ripresa. Rao Penas, Chiaramonti, palla fuori. C'è ancora qualcosa che non torna agli arbitri perché uno dei due, Iaconello, è andato a banco. Dei Prometrizzi, e nel frattempo Maraldi trova un grande gol. Sesto gol per lui, di nuovo più tre Ambra, 20-17. Undicesimo della ripresa. Cambia la portiere al Carpi, esce Malavasi, entra Piretti. Mirzic, gol. Ha trovato un varco. Ricordiamo l'Ambra, l'uomo in meno. Primo gol per Mirzic, 20-18. Undicesimo ancora. E la ripresa. De Stefano, Rao Penas, marcata uomo da Davide Zoboli. Maraldi. Un gran movimento l'Ambra in questa partita, Rao Penas, De Stefano, difesa molto mobile quella dell'Ambra, se riusciva questo gioco a Dei, purtroppo non è riuscita ad agganciare la layup. Carpi al tiro con Di Matteo, para Trinci. Parata decisiva di Trinci, Ambra che mantiene il più due. 12° della ripresa. Mollacco fa respirare Rao Penas. Richiama in panchina anche Chiaramonti. Entrano Faggi e Ballini. Faggi. Fermato fallosamente da Polito. Maraldi, fallo su di lui. Si continua a giocare. E Stefano, c'è fallo sull'ala della nazionale, fischio degli arbitri stavolta, c'è passivo, l'Ambra deve andare al tiro. Andrea Di Marcello, non è gol, fatto fallo d'area Andrea Di Marcello, punteggio che non cambia, Ambra 20, Carpi 18, 13° della ripresa, è rientrato Pieraccio al posto di Birzic. Piraccio ha fatto molto bene, infatti si incune a Birzic, rigore, non è gol, rigore, due minuti combinati a ancora Andrea Di Marcello, il secondo due minuti consecutivo per Andrea Di Marcello che era appena tornato in campo, 13°, 20-18, rigore. Si incaricherà di battere Enrico Piccinini e di difendere la porta dell'Ambra. Adesso Gigi Di Marcello, tornato in campo per l'occasione, a posto di Trinci. Ma nulla può il numero uno dell'Ambra e della Nazionale, che torna a cedere il proprio posto al compagno Trinci, che si è portato nettamente meglio durante questo match. 20-19.
20-19, ancora un gol di vantaggio per l'Ambra, che ha l'uomo in meno al 14° della ripresa. Palla sprecata dall'Ambra, attenzione, la fase adesso è favorevole a Carpi. Recupera palla l'Ambra ma in maniera fallosa. Partita tiratissima, con l'Ambra sempre ad incorrere nel punteggio, ora avanti, però è Carpi che pareggia, sfruttando l'ennesima superiorità numerica con Pieracci. 20 pari al 14° della ripresa. Tutto da rifare ancora una volta. Ambra che ha avuto come massimo vantaggio il più 3, Carpi il più 2, adesso parità. Con l'Ambra con l'uomo in meno però ancora. No, Penas! Rigore! È rigore per l'Ambra, al 15°. Si incarica del tiro Maraldi e c'è il cartello giallo per la panchina di Carpi per le proteste dell'allenatore Davide Serafini. Tempo sospeso, nel frattempo Maraldi può andare al tiro di rigore. Di fronte a lui Pieracci, Maraldi, segna Maraldi, di nuovo in vantaggio l'Ambra. Settimo gol per Maraldi, 21-20 al 15°. Para Trinci, ma c'è rigore anche dall'altra parte per il fallo su Radojevic da parte di De Stefano. Tornata intanto la parità degli effettivi in campo, il rigore doveva andare velocemente, richiamato dagli arbitri, Enrico Piccinini al tiro. 15 minuti e 2 secondi giocati nel corso della ripresa, Ambra in vantaggio 21-20, Trinci contro Enrico Piccinini che finora sempre segnato dalla linea dei 7 metri. Ancora proteste dalla panchina del Carpi, gli arbitri redarguiscono. Nuovamente Davide Serafini, poco fa ammonito. E segna ancora Piccinini, sesto gol per lui, è il miglior marcatore del Carpi. Nuova parità, 21-21. Siamo alla metà esatta della ripresa. Maraldi chiama lo schema. Scambio con Ballini. Maraldi, dentro per Andrea Di Marcello, intercetta la difesa dei Carpi, poi ancora la palla per Andrea Di Marcello che subisce fallo. Lo ravvedono anche gli arbitri, si riparte dalla linea tratteggiata dei 9 metri per l'Ambra. Non posso dire tutte le volte. E ti fa segni perché non mi garba dirlo, c'è da pulica. Preferisco fatti segni, visto funziona uguale. Prende il gioco Raupenas, Ballini, De Stefano, Ballini, Raupenas, c'è passivo, deve andare a tiro l'Ambra con Maraldi che non trova lo specchio della porta. Piretti, rimesso in gioco per Radojevic. Molina, Radojevic, Molina si libera al tiro, Zoboli dall'ala, para Trinci, Andrea Di Marcello, poi recupera anche da palla Ropena, si scambia ancora i due, Maraldi. 21-21 il punteggio all'Extraforum di Prato, tra la prima e la seconda della classe. De Stefano, Dei, Chiaramonti, Dei, c'è ancora passivo, deve andare al tiro l'Ambra, Maraldi, Andrea Di Marcello, gol! Quarto gol per Andrea Di Marcello, Ambra di nuovo in vantaggio, 22-21, 1 al 17°.
Entra in campo per la prima volta nel Carpi numero 9 Giannetta, intanto Peracci, Molina, e trova un bel gol di Mancino. Molina, secondo gol per lui, ancora parità 22-22 all'Extraforo, 18esimo. Marcatura uomo su Rao Penas da parte di Giannetta. Maraldi scambia con Ballini. Maraldi, Dei. Maraldi. Dentro per Andrea Di Marcello, gol! Grande combinazione ancora in pivot. Quinto gol per Di Marcello, di nuovo in vantaggio Ambra, 23-22. Minuto 18 della ripresa. Radojevic, Molina, Radojevic, Pieracci, Molina, Pieracci, Radojevic, Pieracci arriva da dietro e segna, no, 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 no. Anzi, aveva fatto grande intervento, ancora Trinci, Pieracci aveva dato l'illusione di gol e così non è stato, fortunatamente per l'Ambra, che mantiene il vantaggio 23-22. Pieracci che è un po' a corto di energie perché fa la spola a campo e fuori. Pieracci era stato il migliore dei suoi probabilmente nel corso del primo tempo. Rao Penas subisce fallo da parte di Giannetta che gli monta una guardia spietata, infatti Rao Penas si sta innervosendo. Ballini, De Stefano, Maraldi per Andrea Di Marcello che stavolta non riesce a ricevere il suggerimento, recupera portiere del Carpi Piretti che fa ripartire l'azione dei suoi. La palla arriva in pivot con Polito che non sbaglia, quarto gol per lui, ancora parità all'Extraforum 23-23, minuto 19 e Morlacco chiede time out dalla panchina dell'Ambra. La partita, la migliore in assoluto, quest'anno ce n'era stata un'altra bellina per la Ui Sassari. T'avevo fortuna, o meglio forse tu avevi deciso, sì, tu avevi scelto bene. No, bella partita veramente, bella partita veramente. Stasera non ho bisogno di farti ragionare, può ragionare alla fine. Riprende il gioco dunque con l'Ambra alla rimessa, 23 pari, 19 minuti esatti giocati nella ripresa all'Extraforum di Prato, tra due squadre che dimostrano anche sul campo di essere le migliori del girone. Una partita fondamentale per l'Ambra che potrebbe staccare fin da stasera il pass per i playoff e scudetto. Ricordiamo che dopo questa dovranno essere disputate ancora due partite. Trasferta a Sassari, il prossimo turno per l'Ambra e quindi il sabato di Pasqua, chiusura qui all'Extraforum con l'Ancona. Sono queste le altre due squadre candidate ad un posto nei playoff in questo girone, essendo appaiate adesso al terzo posto in classifica, 8 punti di distanza. Rao Penas non trova la porta. Uno dei pochi errori stasera da parte di Rao Penas, che si sta probabilmente innervosendo per la marcatura uomo, ha tentato di andare a recuperare palla su Zoboli, non ci è riuscito. Zoboli poi esce, Marco Zoboli esce lasciando il posto a Pieracci nel Carpi. 20esimo esatto, 23 pari, Carpi in attacco con Pieracci, fermato in area, con difesa in area da parte di Chiaramonti e De Stefano, e dunque rigore per Carpi che ha la possibilità di riportarsi in vantaggio. È puntuale, arriva l'incaricato Enrico Piccinini che finora non ha mai sbagliato, di fronte a lui Trinci e anche stavolta Piccinini non sbaglia. Settimo gol per lui,
E Carpi che si riporta in vantaggio dopo lungo tempo. Non era stato il Carpi dall'avvio di ripresa, lo fa al 21esimo, dopo circa 20 minuti dunque. Si riporta a vantaggio Carpi. 24-23, Carpi adesso in attacco con Maraldi. Dei, Maraldi, gol! Resiste a una doppia carica. Beffa Piretti sotto le gambe. Maraldi che rimane poi a terra contuso. Ottavo gol per lui. Miglior marcatore di giornata insieme a Raupenas. Quattro pari dunque, un Maraldi che si è subito ripreso, è andato però in panchina a tirare soprattutto un po' il fiato. Parità tra queste due squadre che avevano chiuso in parità anche la gara d'andata, poi vinta ai rigori dall'Ambra. Pieracci fermato da Chiaramonti, 7 minuti e mezzo al termine. Scusate, 8 minuti e mezzo al termine. Sbaglia Radojevic. E come la palla l'Ambra? Il punteggio. Ballini. Maraldi, Dei. Di nuovo Maraldi. Ballini. Il capitano, c'era ancora Maraldi. Vede uno spiraglio, Maraldi va al tiro. Prova le mani del muro avversario e l'angolo dunque. Ballini. Fallosa la carica di Radojevic su Ballini in palleggio. La ripresa in gioco già effettuata dall'Ambra sul fischio degli arbitri. Maraldi, Raupenas. Cerca di liberarsi, subisce fallo Raupenas. Tempo scorre. Adesso sono 7 minuti e mezzo al termine del match. Raupenas si porta a spasso un paio di avversari che commettono fallo su di lui. C'è passivo, deve andare al tiro Raupenas, dentro per Di Marcello, para stavolta Piretti, la palla torna all'Ambra, la rimessa laterale, può usufruire di una nuova azione d'attacco la squadra di Poggio a Caiano con Ballini, De Stefano, Ballini, Maraldi, fermato fallosamente da Polito. Sette minuti a termine precisi, esatti. Andrea Di Marcello, Maraldi, attenzione, ci sono scintille tra Maraldi e Marco Zoboli, si riparte la linea tratteggiata, 9 metri ma con il passivo dell'Ambra che non si fa fregare però e va al tiro e al gol immediatamente con De Stefano dall'ala, bella azione combinata, Ambra di nuovo in vantaggio ma il vantaggio dura un'inezia perché Radojevic segna subito il gol del 25-25. Si è fatta cogliere ancora una volta impreparata l'Ambra in questi capovolgimenti rapidissimi di fronte. 25 pari. 6 minuti e 15 secondi al termine. Ballini, Maraldi. Guerra di nervi all'ultima risorsa fisica in questo finale. Una bella palla a mano. Quella di stasera, qui all'Estaforo, Maraldi, forza il tiro, tenta poi De Stefano di recuperare la sfera dopo la parata di Piretti, attenzione perché Carpi riparte veloce con Di Matteo, serve Molina, dall'ala, Paratrinci, poi Polito, rigore 2 minuti per Ballini, doppio errore da parte di Ballini, rimane a terra Polito, 7 metri dunque per Carpi che ha la possibilità di portarsi in vantaggio e poi usufruirà di 2 minuti di superiorità. Polito si rialza subito, ha guadagnato un ottimo fallo. Vai Antonio.
Vai. C'è rigore con Enrico Piccinini. Di fronte a lui Trinci ancora una volta. Para Trinci! Era l'ora! Era l'ora! Era l'ora che Enrico Piccinini sbagliasse. Resta il 25 pari, ma Carpi resta anche in attacco perché ha usufruito della rimessa laterale. Pieracci per Di Matteo, anzi Giannotta che segna il primo gol, Giannetta che segna il primo gol stasera e riporta in vantaggio Carpi, 25-26, 5 minuti al termine. E uomo in meno purtroppo per l'Ambra, ancora per un minuto abbondante. Raopenas, gol di Raopenas, bello, bel gol, nono gol per lui, 26 pari, ci voleva questo fendente preciso dove Malavasi che è tornato in porta non può arrivare. Radojevic, Di Matteo, fuori, sbaglia Di Matteo, 26-26 ancora. 4 minuti e mezzo da giocare all'Extraforum, ancora la parità, Ambra con l'uomo in meno ancora, Maraldi, De Stefano, Andrea Di Marcello, De Stefano, Maraldi, De Stefano, Maraldi, Raopenas, Maraldi fuori. Quattro minuti al termine. Segna Pieracci. Quinto gol per lui, ancora Carpi in vantaggio, sfruttando la superiorità numerica. 26 Ambra, 27 Carpi. Minuto 27. Un gol da recuperare per l'Ambra che adesso ha tutti gli effettivi in campo. Tornato Ballini, infatti. Dei, Maraldi. 3 minuti e mezzo al termine. Raopenas! Gol! No! Non c'è gol, c'è fallo in attacco dell'Ambra. Tre minuti al termine. Carpi in vantaggio di un gol, adesso in attacco. Radojevic, Pieracci. Fermato pallosamente Pieracci. Palleggio, palla affidata a Radojevic, Lomura, Faggi, Maraldi, attenzione a questo pallone, De Stefano, Chiaramonti, gol, pareggio, primo gol per Chiaramonti, 27 pari, adesso difesa per l'Ambra, 2 minuti e mezzo al termine, non è valido questo gol, c'è stato fallo in attacco da parte di Polito. Palla recuperata dall'Ambra. 2 minuti e 15 secondi al termine, tutti da essere vissuti con grande passione. Perché si decidono le sorti del primo posto per l'Ambra. C'è fallo parte del Carpi, Raopenas in palleggio dopo i 9 metri, Ballini, Maraldi, sfugge il pallone, poi lo recupera Di Stefano e c'è il passivo, deve andare al tiro Ballini, para Malavasi. 1 minuto e mezzo al termine, 1 minuto e mezzo al termine. E c'è il time out chiesto dalla panchina del Carpi, con 1 minuto e mezzo da giocare. Rigori. Ho visto una bella partita, indipendentemente di quella mentale. Eh sì. Sto pallone video.
salute. Dopo il time out si va alla ripresa del gioco, time out richiesto dal Carpi che è in possesso palla ovviamente. Un minuto e mezzo che deciderà il match, fermo ancora sulla parità, 27 a 27, Carpi in attacco. Pieracci, Birsic, due centrali adesso in campo per Carpi. Pieracci, forse c'è un errore in palleggio, passivo, passivo anche per Carpi, Birsic. E adesso dovrebbero fischiare gli arbitri. Para Trizio, c'è il rigore. Andrea Di Marcello commette difesa in area. Fa Pieracci. Pieracci. Bah, quella palla forse il passivo l'aveva un po' superata come termine. Vabbè, rigore dunque per Carpi a un minuto esatto dal termine. Si incarica del tiro Birsic. Dopo l'errore di Enrico Piccinini, che evidentemente adesso non se la sente più. Birsic contro Trinci e segna Birsic. Ha un minuto l'Abra per recuperare almeno il pareggio. ...27-28 il punteggio. Ballini. Questo è un fallo clamoroso su Andrea Di Marcello. Gli arbitri non prendono provvedimenti, resta a terra Andrea Di Marcello. 33 secondi al termine del match, un gol da recuperare per l'Ambra. Rimane a terra contusa Andrea Di Marcello. Sta pronto Antonio perché si riparte a razzo, eh? Vediamo, ci sta sotto lì. Vai Antonio, vai. Ah. Vai Antonio, vai. E dunque si riparte con Andrea Di Marcello in campo per gli ultimi 30 secondi di match. Un gol da recuperare per l'Ambra. Rao Penas, fermato fallosamente, riprende il gioco rapidamente dopo il fischio degli arbitri, cioè il time out chiesto dall'Ambra. A 20 secondi dal termine. Aspetta, aspetta. Ora metti il portiere in movimento, eh? Rischi tutto per tutto, giustamente. Metta che Chiaramonti per Trinci. Antonio, vai, riparti ora. E dunque è finito il time out, l'Ambra decide di schierare il portiere di movimento Chiaramonti, che ha sostituito Trinci per questi ultimi 20 secondi. E vediamo con l'uomo in più in attacco che cosa riesce a fare l'Ambra. Rao Penas, rigore, rigore per l'Ambra a 12 secondi dal termine. Continua a scorrere però il cronometro che non viene fermato dagli arbitri e viene fermato a 5 secondi dal termine. Rigore per il pareggio che rinvierebbe tutti i rigori. Post 60° minuto. Pallone scottante fra le mani di Maraldi. Maraldi contro
Malavasi, linea dei 7 metri, Maraldi, parte il fischio e gol! Gol! 3-2-1, finisce il match, 28 pari, si va ai rigori. Si va ai rigori dunque. E adesso sarà una lotteria. Ricordiamo, due punti a chi vince e un punto a chi perde a questo punto. Due punti, ci basta anche due punti. Basta anche due punti. Punto, un punto, si va a sei punti. Si va a sei punti. Si va a sei punti e quegli altri dietro possono però accorciare fino a 5, per cui non è chiuso. Fino a 6 anche loro. Se si perde, sì. Se si vince no. Però ora diventa un po' più complicato il calcolo. Si finisce più, in buona sostanza. Gialla è stata lunga. Siamo divertiti. Sì. Roberto. Sì. Sì, perché loro ne hanno più panchina di noi. Cioè, non più panchina, loro hanno la panchina, noi no. Aspetta, Antonio. Allora vanno di là. Vai Antonio, vai. Allora dunque inizia la lotteria dei rigori. Prima ad incaricarsi del tiro sarà Andrea Di Marcello per l'Ambra, il portiere del Carpi e Malavasi. Fratelli Diaconello, arbitri di questa partita, fanno un po' d'ordine. Solo i giocatori che tirano i rigori, che tireranno i rigori, e i portieri possono restare in campo in questa fase. L'Ambra ha tutti e due i portieri lì in campo. Andrea Di Marcello contro Malavasi. Gol! 1-0 Ambra dunque. Dall'altra parte va Trinci in porta. E al tiro è Radojevic. Radojevic contro Trinci. E segna anche Radojevic, 1-1. Va al tiro ora Faggi, porta ancora Malavasi, Faggi, parata di Malavasi. Non ha bocca Malavasi e para con i piedi. Adesso è Gigi Di Marcello a difendere su Di Matteo.
Para! Resta l'1-1. Si resta sull'1-1. Adesso era Openas contro Malavasi. Possibilità di portarsi in vantaggio per l'Ambra. Ricordiamo, sono 5 rigori per parte, poi a oltranza se si raggiunge la parità anche dopo la prima serie. Sbaglia anche da Openas. Chi l'avrebbe mai detto? Sbaglia anche da Openas. E ora tocca a Enrico Piccinini, che ne ha segnati tanti di rigori durante i 60 minuti, ne ha sbagliati anche uno, ha parato Trinci e stavolta non sbaglia. Enrico Piccinini porta in vantaggio Carpi. 2-1 dunque per Carpi. Adesso è Chiaramonti a tentare la parità, lo fa con la girella. Bravo Chiaramonti, 2-2. Adesso tocca a Carpi con Birzic. Di fronte a lui Gigi Di Marcello. Segna Birzic. 3-2 Carpi. Tocca a Maraldi per l'Ambra. Deve segnare, altrimenti sono dolori. Segna Maraldi. 3-3. Tocca a Pieracci. Adesso contro Trinci. È l'ultimo rigore per Carpi. Se segna è finita. Ed è finita con la vittoria del Carpi. Per 4-3 ai rigori. Nel totale 32-31. Un punto va all'Ambra, 2 punti al Carpi, che mantiene ancora accesa la speranza di un recupero nel primo posto, mentre potrebbe essere al termine di questa giornata comunque matematica la qualificazione dell'Ambra ai playoff. Naturalmente dobbiamo attendere i risultati che arriveranno dagli altri campi. È successo quello che era successo all'andata, ovvero fra Carpi e l'Ambra vince la squadra ospite ai rigori. All'andata era successo all'Ambra, stavolta è successo al Carpi. Rovina un po' la festa all'Ambra questo risultato, ma comunque ci sono ancora 2 giornate al termine regular season e l'Ambra ha le carte in regola per chiudere al primo posto e naturalmente disputare i playoff scudetto. È tutto dunque dall'Extra Forum di Prato. Massimiliano Martini vi ringrazio della cortese attenzione e vi rimando ai prossimi appuntamenti con lo sport su Toscana TV. Arrivederci e risentirci.